Saluto a Nino, bella bro, poi c'è Martina. Ciao Ciao. Paola. Comunque. Comunque, raga, il film esce domattina alle 9. C'è gente che mi ha scritto: io a mezzanotte ve lo mettete. Infatti. E Ma io. il problema è che io lo voglio vedere la sera, ma dalle 9 fino alla sera come faccio a non Ma vederlo? infatti, Ma infatti tu lo devi guardare dalle la 9 fino alla domanda è: sera. Lo so, ma ho le voi quando invalsi. Io sono in pieno. Sono durante proprio le invalsi alle 9. Sono in io lavoro. pieno. Ragazzi, non posso vederlo la mattina. Ma Raga, fatelo noi ci siamo chiamato. messi la Noi ci sveglia siamo messi la sveglia alle alle 8. 8, così facciamo una bella colazione. Poi chiudiamo tipo tutte le finestre, facciamo tipo mood sera, ok? Ma io so già Rave. vedere Infatti, l'otto comunque. pensiamo di fare colazione con la pasta, così pare che tipo stiamo cenando, Allora, mia mamma ha fatto tipo 55 arancine, tutte per domani sera. Tiramisù. no? Palermo, io da... No, venite. Vabbè, venite. Dovremmo andare noi da loro. Bravo. Sarebbe pazzesco tipo fare un mega shooting tutti insieme, tutto il cast. Ma devono. Chiamiamo Netflix. No, Chiamiamolo. Ci chiamiamo. parli tu. No, non, qui c'è. Fiscio. Dovresti tipo venire a Roma e. Sì, ma non ci sono problemi. Anche i tuoi problemi da Roma. Noi No, andiamo. siamo già lì. Dai. Regà, noi siamo in zona rossa, quindi. Ecco, Davvero, cavolo. Però di lunedì no, torniamo in zona arancione. Elvira, positiva. No, Elvira. No, no, positiva, no. Esatto, Elvira no positiva. Ah. No, Elvira sabato torna. Vabbè, cosa ne Cosa pensate? ne pensate? Allora, voi due che non avete ancora visto il film, cosa vi aspettate? Allora, vado io o vai tu, Angie? No, vai tu. Penso che sarà una figata assurda, perché già il trailer, le immagini, la qualità, cioè, meraviglioso. Mamma Però, mia, siete sul belli. mio personaggio ci è passato così tanto tempo da quando abbiamo girato che io mi sono dimenticata che cosa ho fatto. Io ho visto Quindi, la boh. foto oggi e ho detto, ma questa scena... Ah, ok. Esatto. Sì, no, devo dire che sembra... Cioè, nel senso, non... È tutto molto più bello, ovviamente. Cioè, le musiche sono bellissime, tipo. Le Sì, ma musiche... comunque una cosa girarlo, una cosa. C'è poco No. che esce tra Che sto 8 ore. dicendo? Sto dicendo che le musiche sono bellissime. Cioè, aspetta, ma noi abbiamo fatto un anno e mezzo di silenzio, adesso tipo 8 ore Adesso per dico lo che stiamo a dire tutto adesso, capito? finale. Non voglio spoilerare, sto dicendo che le musiche sono bellissime, no? Cioè, a parere mio le No, no. musiche sono bellissime. Vabbè, anche Promise è favolosa. Dire. Promise, ragazzi, Promise spacca. Promise Promise è meravigliosa. È proprio l'icona, cioè il simbolo. quando l'hai visto? Ma c'è una Giulia Roberto. Cosa diciamo? Quando l'avete visto? Il film? Io 3 giorni L'abbiamo fa. visto 3 giorni fa e la prima volta invece che l'ho visto è stato tipo un mese fa io. Un mese fa. Sì, Te l'ho detto che Christian è un l'ho visto un privilegiato. mese fa È e stato bello. Ciao, sono dietro di voi. È vero, è qua dietro. l'ho Vieni. vista un mese fa Andiamo. e poi Andiamo, l'ho amore. visto e poi l'ho visto e poi l'ho Era visto. finito. Visto. Era completato. Sì, era come sarà domani. Io invece, tipo, quando ho doppiato, ho visto delle scene. Ma io doppiavo sopra una voce da trans, quindi non capivo quello. Ma Vabbè. no! Ma che vuol dire sopra una voce da trans? Perché? Perché Ma la poi mia voce. definiscimi la voce da trans, non ho capito. È tipo. La vuoi veramente definita? No, allora, la mia voce era modificata. Dico, ma anche voi avete doppiato, la vostra voce in cuffia non era modificata, non era più. Come no? È A me impossibile, sembra no. uguale. No, la mia era proprio modificata, era tipo come se fosse boh, mixata, non lo so, proprio. Boh, vabbè. Ma sembra tipo la gente che ci sta guardando. Che curiosa. Che stanno facendo questi? Stanno dicendo un po'. Avete domande? Avete domande a cui non possiamo rispondere comunque, quindi noi Esatto. ce le teniamo da parte. Come finisce il film? Boh. Come inizia? Io non lo No, so. come Ah, inizia. siete cansati. Allora, è arrivata la prima domanda. Bella Cri. Qual è? Io non lo vedo. Ma voi leggete i commenti? Sì, ma non vedo la domanda. Io forse... No, vabbè. Siete La domanda è se... fidanzati?
Guarda, siamo fidanzati, io, Elvira, Angelica, Angelica e Sofia Sofia. e Fabio. E Fabio, E siamo Mino, tutti Mino dobbiamo metterlo e pure. cinque fidanzati. Allora, come stai? Sono quello di Ancona. Ciao, tutto bene? Bella Gri, bella Bro. Bella, bro. Poi siamo tipo quattro, ho detto solo bella Cri. Grazie. Come? Ciao. Bella anche te. Come? No, tu e lei. No, tu e Tu e lei, lei chi? tu e Perché siamo tre lei. no. Lei Ma tu. è No, lei chi? Tu. palese È che palese intende. che a Orso. No, si riferisce a Dai, domanda Orso. seria, vi sentite pronti a leggere commenti di ogni tipo sul... Beh, sì. No, Guarda, ne abbiamo già letti andiamo. sotto al trailer, quindi figurati Tyler. sotto Tyler. Ma al... Si scusa, che... piange nel film, boh, sì. allora è un film d'amore No. drammatico, quindi Forse. si presuppone che comunque Forse no. qualche Non lo lacrima sa, noi lo diciamo. positivo, Potrebbe cioè. essere una commedia con Come che con Esatto. Checco Zalone, oppure una con chi? Un attore drammatico? Piano. Che commento profondo, eh? Beh, suppongo Non lui è parlando con me. molto carino. Come Ma avete come fatto a fate a fare fare? il film? Allora, ti spiego. Io ho fatto un sogno. Sofia ha fatto un sogno e ha deciso che doveva fare Non l'attrice urlare, così. non urlare, non urlare. Vabbè, abbiamo fatto tutti e quattro dei provini e Ovviamente. poi ci hanno preso macchina. No, poi ci hanno preso e abbiamo iniziato questa magica avventura. Aspetta, ma c'era una tappa prima, abbiamo pianto. Prima bisogna piangere, sennò non ti prendono. Prima piangi e Amore dopo. drammatico, io alla casa non c'è posta per te, figuriamoci con una trama del genere. Che cosa? Non ho E capito. allora, C'è posta per te di Maria De Filippi, penso. prepara qualche mocio in più stavolta. Aia, prudo. Aia, prudo. Prudo, mi prende la mano, raga. Oh, c'era tipo Ma una. facevate sollecitazione? Io Sì. no. Io neanche. Elvira. Loro Sì, abbiamo, cioè, ho studiato in chiesa. Io due sì. E noi siamo ancora. ora non so voi. Io ho sempre studiato canto Allora, lirico, non mai io studio recitazione. da sinistra e Angelica in basso a destra, giusto? Cosa? Cioè, io sono a sinistra. No, io ho Sofia qui e qui Quindi. Angelica. Perfetto. Ma come ci ha Perfetto. detto? Sì. Cristian Dai, mi copre, ha dei capelli troppo ingrossati. dai. Non so parlare. Basta, non lo dico più. Comunque io Dai, faccio... tu Brasile, è brasilera. Hi. Brasile. Hi. Io Hi. lo No, parlo italiano, eh. come si dice in Brasile ciao? Ciao, io. Hola, chica. Studiate cosa? Studiate. Sì, faccio Io giurisprudenza. Sono liceo musicale e studio canto lirico. non studio niente per adesso. Tu studi la vita. Grazie. Vabbè, comunque voi siete messi insieme. L'hanno deciso loro. Esatto. Le altre sue ragazze. Hai tante ragazze, non Tantissime lo ragazze. sapevamo. Non lo sapevamo in realtà. Sì, infatti io l'ho sempre saputo. Before the... E Comunque comincia dobbiamo domani alle rifarla. 9 del Domani a che mattino. ora? A che ora Vabbè, io sicuramente rifacciamo? lo guarderò tipo il primo spezzettone mentre vado al lavoro in macchina. E poi solo da parte, fai così. No, mai nella vita, tutto lo devo vedere. Vabbè, uno spezzettone, guardi dove sei tu. Vabbè. No, vi vedo tutto. Ok, Beh, le altre due ragazze scusa. recitano il film. Sì, siamo tutti Sì. quanti, facciamo tutti Sì. quanti. Basta. Ne manca uno, però, manca Sì. uno. Ah, No, ma hai chiamato dal telefono. lui Ma... lo chiamo oggi, ma fammo la diretta, io dai, fammo la diretta. Comunque, Cri, Elvi, Angie, dobbiamo decidere un orario in cui possiamo fare domani la diretta di nuovo. Un orario in cui io esco da scuola e non ho La lezioni sera, io domenica. lavoro. La faccio io. Allora, voi domani a che ora pensate di guardarvi il film? Io verso le 7, 7:30. Perfetto. Allora, noi domani verso le 9, dopo cena, per le 10, ci guardiamo il film. Perfetto. Così possiamo anche parlare in modo più... Possiamo dire più cose. Ma non troppe, perché non tutti Io lo non l'ho vedono. manco visto, ok? Che ci ho recitato, però non l'ho visto, va. Io neanche. Quando lo Quando avete avete girato? girato? Beh.
L'abbiamo già Ecco, casa. l'abbiamo fatta fuori casting. Questa domanda sui casting mi arriva tipo ogni giorno da 8 persone. Otto. Sì, da 8, più Ogni 8. otto. E se la nove su Sì. Instagram. Eri, rispondi tu. Il film abbiamo fatto da ottobre a dicembre, mentre i Guarda che casting. voce grave che si mette, c'è cioè proprio profonda, deve In fare testa. bad boy. Ha un sex Siamo appeal. fatti praticamente tutti quanti. I casting l'abbiamo Sì, fatto a l'estate, luglio. scorsa estate. No, io credo che la domanda sia non quando, ma come avete. Allora, intanto ha Ah, colto il come? culo. Con la bocca? No, Praticamente. abbiamo attivato a fare i casting. Boh, io ho avuto. Coppi di culo. Io tramite un sogno. Non è vero, perché Ragazzi, lui dice queste cose e poi fa stem check. Boh. No, allora. Io vero tramite un sogno, praticamente Allora, questo infatti, fatto. allora, cioè, noi diciamo è un po' più normale, cioè, abbiamo fatto un casting, la storia figa è quella di Sofia. Vai, Sofia. Sì. Allora, la dico in modo molto, Brava. diciamo, sì, Ah. perché domani la racconterò di nuovo probabilmente. Sofia Allora, è a Hollywood. no, Cioè, no. Sofia, domani a Hollywood la devo raccontare in inglese, No, quindi. mi stavo. Ragazzi, in realtà stavo preparando un discorso per gli Oscar. Mi avete un po' interrotto, scusatemi dopo. Allora, praticamente ho fatto un sogno. In questo sogno piangevo perché volevo fare l'attrice, ma non riuscivo. Mi sono svegliata, ho cercato No, su ma tu devi internet. raccontare la roba dei tuoi cugini, Lo tipo. so, ma è troppo lunga. Poi un giorno la racconterò in modo più completo. Ma così tu due piedi mi spiega di Ma spiangevo così, internet. aspetta. Questa è bella. Una bella domanda alla Ma quale sì. Christian sa rispondere. Allora, il vento reale è quello tipo che tipo proprio c'è. Vuole Tipo apparire. che. Mi Ha sembra che c'è il vento. fatto un film sulla vela. Cioè, reale è quello proprio che lo senti, proprio No, che. scusa, Kiri, devi fare. Devi, non devi dire. Lo scoprirei solamente guardando il film. Bravo. Come avete trovato. Allora, Allora, aspettami che ci stiamo agitando. lo leggo io. Non è difficile da capire. Come No, avete. dai, Kiri, non fare l'antipatico, non è No, Cristian è giusto. antipaticissimo, infatti. Sì, è vero, infatti. Aspetta, ti rispondo io. No, a parte gli scherzi, tipo, per quanto mi riguarda, tipo io ho un'agenzia che tipo, mi ha detto a Grazie. quell'ora. Ah, vero, scusami. Anche Angelica. Abbiamo un'agenzia che tipo ci ha detto in quell'ora, in quella via, va a fare il provino e. Invece Elvira ha avuto una botta di Coppia di culo. culo. Ha No. detto che coppia di culo. No, no, serio, non è vero. Cioè, stavo preparando uno spettacolo di teatro ed è venuta una casting director a guardare le prove e tipo ha selezionato delle ragazze, tra cui anch'io, per Ci ha fatto. andare Ah, ma lei è perfetta per il film. a fare. Ma tu sei la Ma nuova così. Adesso Marilyn. ti propongo. Ho detto. Beh, Show! non è andato esattamente così, però. Se a Christian diverte questa versione. Ma bisogna sempre un po' enfatizzare tutto per cercare di fare un po' di. Guardate, manco vi dico quello che ha fatto finora, ha fatto uno show. Comunque, sei carina, Elvira. No, Seguo vabbè, seguo i tuoi tutto. TikTok da molto tempo. Che carina, Elvira, sì, è Elvira ha due addolcino. follower, sua mamma e tu. Ah. Lo vedi perché poi sei antipatico? Cioè, è chiaro. Ragazzi, ma io faccio finta, in realtà sono super simpatico. Ragazzi, è stato uno sguardo proprio di dissenso. Allora, Allora. possiamo dire che Kri non è simpaticissimo, ma è molto bello. Comunque altre qualità, esatto, c'è cioè un bel ragazzo. Sa ballare benissimo, sa Sa ballare. cantare, Quindi, sa parlare bello, balla, ma italiano. basta. A volte si Bello, sente balla e basta. bello che balla, però in realtà Ok. Elvira è stata scelta perché era quella con la caviglia più debole. Ok, questa cosa mi ha fatto straridere. Penso sia tipo il commento più divertente che ho letto. Guarda, ci hai azzeccato, pensa. Eh sì, perché io ogni tanto ho questo problema che cammino e. E cade. No, Così. no, a parte gli scherzi, aveva il polso debole, quindi. Elvira è stata No, scelta non va il polso. perché. Allora, questa domanda qua, bisognerebbe fare. Che schifo! Bisognerebbe farla a chi mi ha scelto perché. Ed ecco che entra con noi il regista del film. Ciao. No, raga, PS, serio. una persona magnifica. Diciamolo, diciamolo. Anche Cosa? solo qui. Quanto è splendido Mino. Oggi ero con Mino, gli facevo Mino, Mino, Mino. Allora, a parte che Christian parla sempre al singolare, cioè eravamo entrambi con Mino, capito? Oggi È ero con come Mino. l'agenzia. Vabbè, Angelica, ma tanto cosa. è di protagonismo. Giancarlo, Ma sì. ciao!
Oddio! C'è il boss! Ci manchi, Giancarlo! Ciao, da quant'è che non lo vedo? Ma lo conosci tu? Tipo 10 minuti. Abbassa la voce, Chris. Forse quando a papà. Scusa. Meraviglioso, Giancarlo, ci manchi, ti vogliamo bene. Dormo ai vicini. Ah, i vicini? Ti immagini? Ma papà, ma i vicini sono nella diretta. Come quando non avevamo idea che la casa... Allora, domande loro. Quella sotto, la mia. Cosa? Come quando? Non avevamo idea che la camera di tuo padre era quella sotto alla mia e facevamo tanto, 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 tanto rumore. Vero, vero, vero. Ciao, ragazze. Io mi Madonna, facciamo un panico parla. In quelle camere. Papà, è una domanda? Quelle? Nella mia? Non in quelle. Amo, ma io tipo... Comunque si duca, è la voce alta. Scusa. Lui parlava in modo profondo. No, cioè... però comunque devo dire che è vero perché andavamo tipo ogni sera in camera di Angelica. Penso di non aver mai dormito nella mia camera. Tipo solo una volta. No, vabbè, l'ultima notte è stata... L'ultima notte abbiamo dormito insieme io, tu ed Elvi. Sì. Sì. Ma io non sono vecchia. Quando Angelica ti ha abbracciato, io non sono vecchia. Io sapete cosa ricordo di Angelica? L'acqua alle rose. Papà dice, ma io non sono vecchio, per il rumore lo tollero. E poi sì, è scritto in verso. Ciao ragazzi. Sono i vicini che rompono. Ma che è? No, vedi che io... No. Ehi. No, io voglio guardare. No. Lilith, giusto? Sì. Ma come funziona? Cioè tu te lo metti come là? Funziona? Lui... funziona, cioè capito? Come se fosse un giocattolo. Certo. Ma come si... Amore. Come si accende? Accende, vera, viva. E se si rompe basta spegnere e accendere. No, a parte scherzi, cos'è? Che animale è? Un drago barbuto. Ma siete ovvero? Cansati. Parente della lucertola? Iguane. Ma cambia colore? Cosa mangia? Facciamo domande intelligenti. Cosa mangia? Insetti. Cambia colore? Insetti. Oh, regà, è la tatosfera. Angelica, guarda. Siete fidanzati. Allora, vuole sapere se l'iguana e Angelica sono fidanzati. Aspetta, comunque l'alert per la scena, eh? Cammina. Ah, Giancarlo, ma siete fidanzati. Capito. Io lo amo. Giancarlo, chiedete se siete fidanzati. Sì. Comunque questo hype che stiamo facendo gli Angelica. È un po' così hype. Vabbè, partono i costi. C'è Elvira, manco c'è del film, già tutto l'hype. Ragazzi. Ma siete attaccati così? Ma certo, perché Christian... Non ti urlare, porca miseria, e poi quello si prende con me. Perché Christian si prende solo lui, capito? E quindi mi fa arrabbiare e mi devo mettere così. Allora, comunque, ragazzi. Non lo saprete mai. Non lo saprete mai. Ma perché devi dire queste cose? Vuoi dire la verità? Siamo divorziati. Detto qualche roba del genere. Right. In realtà l'ho lasciato perché mi ha tradito con Angelica, anzi con l'iguana di Angelica. Posso dire una frase di un codice? No, i dolci. Aspetta, faccio una cosa. Forse sì, forse no, chi lo sa. Buh. Aspetta, no. Comunque la frase che diceva lei ha senso. La frase che stai facendo? Niente, vedete un attimo. Voglio vedere chi c'è nel progetto. Ma che la possiamo che vedere? Alle 9. Allora. Elvira, perché mi hai bloccato su Instagram? Non ti trovo. Ma non ti trovo. Ma poi l'antipatico sono io, eh. Yeah, ma io... Hai bloccato Sfera. Ma non l'ho bloccato. No, non ho bloccato nessuno. Il film lo possiamo... Il film... Aspetta. Allora, qui c'è una persona che chiede, ma chi ora possiamo vedere il film? Mio padre. Ho risposto. Il film lo potete vedere dal mattino alla mattina alle 9 fino a quando volete, perché sta su Netflix. Aspetta, voglio trovare lui perché non... Su Netflix, non c'è il coprifuoco. Il buongiorno si vede dal mattino. Fine page, Sfera. Il buongiorno si vede... Marzo. Okay, ma raga, io la trovo sta pagina. Guarda. Comunque, allora... Voi siciliani, vabbè, sì, anch'io sono siciliano, ma quando voi sto... siciliani? Da quando sto a Roma ho preso le abitudini romane, in cavolata, parte. Cavolata. Minchia, ma urlate, in una maniera assurda, non sapete parlare così. Scusa, intanto ti stai calmo, grazie, ok? Intanto... Seconda cosa, noi non urliamo. Noi impostiamo la voce, noi utilizziamo il diaframma, e quindi senti, tu, Angelica, con quella lucertola nel petto, non sai niente attendibile.
Certo, anch'io ne ho una sulla spalla, però. Ma dai. Però se tu lo vedi come sei. Scusate, perché... possiamo parlare dello spot? Cioè, spot. Quello che ci do oggi. La guarda. Meraviglioso. Allora, io posso dire una cosa? Sì. Ti vede la mia pancia. Voi siete meravigliosi. Troppo belli. Troppo bravi. Mi stai sparlando, Christian? No, sì. Stavo... Ma in tedesco lo posso vedere, Giannari. Ma papà, se domande delle stai cercando su Google o di quasi tutta la volontà? Continuo a non trovarti Elvira. Elvira! Raga, ma vi giuro allora, che non ho bloccato nessuno. Secondo me vai Elvira, secondo me è Elvira si è messa un capo plaza e quindi non risponde a Sfera. Vai così, fanpage Sfera e basta. Vai su Elvira. Domanda, ma la pagina comunque abbiamo 34 persone. Ormai siamo troppo in. Sentimi a me, come si chiami? Elvira? Che c'è? No, Sofia. Ma la pagina sulla stessa onda l'avete fatta tipo voi? No! Raga, chi l'ha fatta sta pagina? Ma chi l'ha fatta? Non lo so. C'è una persona che allora, tre seguiti, ci sono tipo 7 persone, tra cui noi è una ragazza che non c'entra nulla con noi, quindi penso sia lei. Va bene, facciamo questo gioco adesso. Dovete dire, allora, Angelica, dici un numero da 1 a 35. Dici un numero da 1 a 35. Un numero da 1 a 35. E... c'è una domanda, fate tutti i parte di Studio M? No, io sì, siamo una mega compagnia. No. No. Io faccio parte di un'altra agenzia. Io anche. Papà dice, preferisco vedere lingua spagnola. Minchia, ne spara una dopo l'altra? Dove avete girato il film? Oh, rispondo io. Aspetta, perché devi rispondere solo tu? Prima di rispondere alle domande, volevo... Allora, la diretta di chi è? Allora, voglio fare questo gioco. Non ci siamo. Andiamo ad Angelica. Angelica, posso dirmi... rispondere alla domanda? Un devi dirmi un numero da 1 a 35. C'è una domanda? E se uno della diretta, dai. Due. Due. C'è una domanda. Vai via. Ciao Paola. Ti do il permesso di rispondere. Un numero da 1 a 36? 34? L'ha fatta la comparsa palermitana. Ah, io non ho capito la cosa. Fai rispondere Elvira. Vai Elvi, parla. Lascialo stare. Ok. Abbiamo girato il film in Sicilia, diciamo Palermo e dintorni. Ok, brava, ha risposto alla domanda. Sofia, dimmi il numero da 1 a 38. Cazzo, 38. Mi sta tornando. 23. 23? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuo padre dice che la pagina l'ha fatta la comparsa palermitana. Ma chi è? Te lo ricordi? Lei? No. La protagonista? Elvira! Ah, te la ricordi? No, regà. Dai, regà, come dimenticare? Elvira fa la locca, ne? Allora, io voglio trovare questa pagina di Sfera perché giuro che io non ho bloccato nessuno. È troppo buono Elvira, ragazzi. Non bloccherebbe mai neanche una mosca. Capito qual è il fatto. Ah, mi si è addormentata la gamba. Ma prima o dopo la pandemia? Prima. Ovvio. Ai, ai, ai. Finale alternativo, dai. Allora, ho iniziato a sbandare. Mia madre pensava fosse l'unica che aveva ragione. Allora, solo per voi. Solo per voi adesso ci metteremo a fare una scena del film. Cioè, pronti? Che cazzata. Via. Immagina. Puoi. Sei la po' di partenza. Mi sei addormentato il piede. Non faceva così la battuta. Però ragazzi, ci sta. No, ci sta. Ci sta. Ma aspetta, con l'intensità, l'intenzione. Mi sei addormentato. Io devi rispondere. Oggi è colpa mia. Ti vuoi sedere? Aspetta. No, non continui. Aspetta. Dove ti fa male qui? No. Basta, andiamo avanti. La pellicola sale in una horas. Mi gusto molto. Dice la pellicola? Se ve muy bien, bravo. Gracias. Gracias mucho. Gracias. Niño. Io non parlo. Manco io, però io diciamo lo spiccico. Tomasticos su un pochetto. Dove cavolo si va? Raga, qualcuno mi aiuta a trovare gli account Vinta, bloccati. Non devi urlare. Allora, scusami, io dico una cosa. Questo questa pagina che non ti trova, basta che va sull'account di Christian e va sulla vostra foto e ne taggati. E va. Io sono un po' così. Andy, sei meravigliosa. No, non mettere qua. È chiaro che cade.
Comunque, adesso decido io il numero da 1 a 35. Via, io ti entro, è disperata. Ciao, Sabrina. Ma fai entrare qualcuno, no? Manda un cuore. No, chi vuole entrare? Manda un cuore. Manda un cuore. Ma con chi parli? Sicuramente non con quelli che sono già dentro. Ma che lavoro c'è stato dietro per entrare nel personaggio di Sofia? Che allora, fa questa domanda? Mio padre si diverte. Allora. Ho provato anche dal tag, mi spunta che mi hai bloccato. Ma non potrebbe spuntare quando ti ha bloccato. Esatto, cioè il mio tag non ti spunta se io ti ho bloccato. Poi ho controllato. No, ha controllato Sari, non l'ho bloccato. Ah, ecco. Ma guarda. Vabbè. Ma so qui una storia di cosa. Siamo in diretta. Ma Fabio è uscito. Ma che con la telecamera? Che ne pensate, amici? Vai, Elvi. Eri dal telefono, ti volevo, diciamo... Comunque, ragazzi, adesso voglio dire una cosa profonda dal cuore. No, tutti orribili. Posso dire una cosa io? Posso dire una cosa io di Christian? Aspetta. Posso prenderti per il culo? Allora. Vabbè, Elvira, non vieni? Basta. No, ragazzi, Sofia voleva fare una foto. Scusa, hai ragione. Vai, Sofia. Vado. Oh, facciamo un gioco del silenzio. No, amore, rifalla. Rifalla, che brutta male. Aspetta. Basta. Mi sento una cretina. Dai, facciamo entrare qualcuno. Dai, tu puoi farlo. Ok. Ma ragazzi, chiedetemi di entrare e vi faccio entrare. Chiunque sia. A caso. Ora tipo non lo chiede nessuno. Ora lo chiede la pagina di Sfera. Certo. Ora lo chiede mio padre, come minimo. Un secondo. Devo fare una cosa. Dai, entrate. I'm coming. Stai. What? Ok, entrate al posto di Sofia. Chi vuole fare Sofia? Fare sono aperti i casting per fare una diretta a Sofia. fate parlare Sofia. Comunque, io premetto allora, faccio, possiamo fare una cosa? Possiamo fare una cosa? Se no sembra che... No, parliamo random. Facciamo così. Tanto Lorenzo e Sara avete capito che ruoli sono. Parliamo dei ruoli di Angelica e di ma no, raga, no. Sì, ma adesso perché è troppo presto, cioè... No, raga, dai. Cioè, dai. No, non mi piace questo gioco. Beh, per 38 persone, cioè, non è che penso che facciamo dei ruoli casino. Cioè, no, raga, no. Sofia, no. Che ruolo c'hai tu? Allora, lo dico in modo molto sintetico perché... Vabbè, lascia stare. No, va bene. Va bene, non vuole farlo. Giancarlo, tu lo sai perché mi hai visto proprio nascere in questo ruolo, quando pensavo che le foto del set fossero foto per Instagram. Allora, Sofia arriva tipo durante le prove e devono fare tipo delle foto per... Ma anche quella per i costumi normali. Sì, foto per i costumi, gli fanno queste foto lei. Cos'è che ti hai detto? Io non ho fatto di vedere prima di pubblicare. E poi risponde... Allora, ho fatto un lavoro molto... Allora, cioè, per cercare un'empatia con Elvira, soprattutto. Dico solo questo. Domani approfondiremo, ecco. Ecco. Vai, è stato molto divertente. Mentre Angelica, per entrare nel suo ruolo, diciamo, secondo me... Cioè, Ha fatto Angelica. Si è svegliata. Quasi mi ispiro ad Angelica. Lei si sveglia e già era lei. Basta, ha fatto il ruolo. Secondo me, il vero... Ragazzi, il vero protagonista di questa diretta è l'iguana. Allora, quando l'hai comprata? Che non c'è. Quando l'hai comprata? Ah? Quando l'hai comprata? Come è andata? L'ho regalata. La... Ah? 4 mesi fa. E come è nata la passione per l'iguana? Cioè, un animale domestico che non mi desse tanti... Oh, vedi? Tipo come lo curi? Cosa... Intanto è femmina o maschio? È femminuccia. Femminuccia. Si chiama tipo Lili. Si chiama Lilidit. Io la chiamo. E come funziona? Cioè, cosa devi... Tipo, come funziona? Che impegni ti dà? Io la devo lavare, gli devo dare da mangiare acqua. Ecco un cagnolino. E dove sta? Tipo una gabbietta? Dove lo tieni? La faccio vedere, ragazzi. Oh, vai, ragazzi. Aspetta. Ma lo zoo. Lo zoo. Più bella la mia stanza, probabile. Sì, ragazzi, mi è costato tanto. Questa è la Ok,
Christian, leggi Diet. Ok, li leggerò. E che stavo dicendo? Quindi, ho capito, cosa mangio? Vermi, verdura e frutta. Vermi? Dieta variegata. A volte, quando si comporta bene, gli do pure i grilli. Beso stesse Argentina, quanto siamo internazionali stasera, ragazzi. Prima, tu hai la stessa dieta alimentare dell'iguana di Angelo? No, no, io non mangio l'insalata. Te pare? La verdura. Ma io non mangio, frutta. Io non mangio frutta, sì. Mangio solo verde. Ma ieri all'ugettola. Comunque, raga, io sono una... Così figa. Mi ha bloccato. Raga, io non ho bloccato nessuno, porca miseria. Mi sto arrabbiando perché non ho bloccato nessuno. L'ho cercato, ma non ti ho bloccato. Per... She's worse. Oh, per favore. Ho bloccato delle persone, ma lui non c'è. Che blocchi le persone tu? Amore, l'avevo fatto un botto di tempo fa. Forse hai bloccato te e basta. No, avevo bloccato dei profili spam che mi mandavano tipo... I fake, io pure li blocco. Link. Strani. E quindi li ho bloccati. Cerchi un attimo. Christian, invitami, entro io. Devo cercare. C'è un ospite. Aspetta. Christian. Kuta, dove c'è la mano a parlare? Non sei credibile. Non sei credibile. Non ho capito per niente. Detto... Allora, ascoltatemi bene, tutti quanti. Ciao, Dani. Qualcuno vuole entrare? Eh? Qualcuno vuole entrare? Ah. Beh, comunque, Sofia Angelica, potresti pure parlare di questi personaggi senza spoilerare niente? No, va bene, sono figa, sono una stronza. Basta. Scusa, Giancarlo, io sai che adoro parlare di Barbie. Però aspetta, ragazzi, perché qui c'è un complimento. Qui c'è una persona che mi dice, tra l'altro che saluto, che mi dice: ma papà, fantastico. Ma Giancarlo è meraviglioso, dovete sapere che padre, lui è la star. Devi sapere che la vera star del film non siamo né io né Elvira né Angelica, è mio papà. Giancarlo ci ha accompagnato per tutto il film, ci ha fatto morire dalle risate. Bellissimo. E insieme ai miei genitori hanno aperto infatti, tipo 1500 bottiglie di Prosecco. Infatti il regista era indeciso se prendere me o mio padre per il ruolo di Lorenzo. Fino all'ultimo ha detto chi prendo e poi alla fine beh, prendiamo lui che forse rientra più nell'età, ma se no il ruolo era suo. Ed è nata anche un'amicizia, più della nostra, tra i miei genitori e Giancarlo. Ci sono diventati migliori amici. 8 bottiglie di Prosecco. Quella sera davvero ne abbiamo bevute di 10. Elvira, tocca a te. A che ora esce il film? Ragazzi, pensate un po', il film non esce più. È scemo che poi ci credo. No, il film esce domani mattina alle 9 e poi lo levano. Immagino. E sapete, io non potrò vederlo perché... E tu che ne sai che magari non c'è nel film? Ragazzi, il film esce alle 9 di mattina e poi dopodiché... Però comunque Christian basta, non si autodistrugge tra 3, 2, 1. Angie, comunque Christian non si vede tanto in questo, questo film. No. Ma chi è Christian? Raga, io speravo di vederlo un po' più. È il fidanzato della comparsa Palermità. Mia sorella scrive, papà, sei la nostra vita, vero Cri? È la verità. Mamma, sanculamo, non è vero. Pure mamma è super carina. Ciao, mammina. Comunque mi hanno tipo adottato in queste ultime due settimane. In realtà Elvira è mia sorella. In realtà siamo diventati fratelli. Vivo da 2 settimane con loro, quindi sono diventata parte della famiglia Roberta. Sto stragasato per il film. Noi siamo, ragazzi, veramente non vedo l'ora. Fremo. Solamente vedere le foto, l'ansia. Sì. Io pure. Infatti, per leggere le mie chat con Fabio. Angelica, parliamo di te e Fabio. State insieme? Forse sì, forse no. Non si sa. Non lo so. Ma parliamo di Giuseppe. Io sto ancora con... Parliamo di Giuseppe! L'uomo invisibile. No, ma che cavolo? Chi è Giuseppe? Ragazzi, ma la gente non capirà. Stiamo parlando in codice. Stiamo parlando in codice. Più o meno. Esatto.
Oh, regà, io vi dico una cosa, vi dico sta cosa in codice. Dico solo Macari, comparse, Palò, freddo. Maschio. Buono. E chi vuole intendere... E io ti dico un'altra cosa. Sì, no, aspetta, stiamo guardando il film. Silenzio. Arriva te le fa. Buono. Io faccio. Ah. Ma no, perché serio, era veramente molto bello sto ragazzo, quindi... Ma era... No, ma io non me lo ricordo, le comparse... Ecco. Vabbè, regà. Cioè... Vabbè, va. Ti immagini, no, regà. Grande successo, la comparsa del film sulla stessa onda. Ragazzi, Il bono. Angelica, puoi provare a fingere una slogatura davanti a sto Fabio, magari funziona e se buttate. Sono mio. Già, è mio. Secondo me... Cri, balli ancora, Michael? Sì, ballo ancora, Michael. Sempre, forever and ever. Michael Jackson. Lo so, I know. Sempre accanto a me, per sempre. Diciamo che ho visto i video di Cristian che balla tipo all'incirca 8 volte. Io li guardavo mentre facevamo i provini. Spoiler. No, sta cosa io ho visto... Oddio, ragazzo, ma il sonno io, Ho visto le pubblicità. Tutte le cose che le pubblicità. Comunque, capito? È vero. Sono strasicuro che ho una voglia... Raga, sono sicuro. Ma sinceramente non saprei neanche cosa spoilerare. Io mi sto zitta e meglio. Mandi dei cuori. Allora, sì, sono sicuro che avete una voglia matta di spoilerare. E però è vero, tipo io avrei una voglia matta di spoilerare che tipo, praticamente, alla fine... Capito? Sì. Vero, raga, vero. E poi, per non dire che... No, smetti. Ma perché, tipo, ci denunciano. Quando tipo... Comunque in tutto ciò io sono all'oscuro come voi, anche se l'ho girato con loro. Sì. Io non sono proprio all'oscuro, io molte scene le ho viste, però... Vabbè. Non tutte. Sofì, vabbè, ma perché io l'ho detto? Allora, vabbè, Sofia comunque ha, diciamo, un ruolo abbastanza importante, si può dire, no? Sofia, mazza, sei stracarina. Angelica, vabbè, hai forse qualche scena in meno, però anche lei spinge, cioè io a me piace troppo il suo ruolo, mi piace troppo, poi quando fa, non lo posso dire. Cosa? Alla capito, no? No, raga, allora comunque Angelica mi ha fatto tagliare nella, tipo in una delle prime scene. Ma poi, no, poi c'è una scena che tipo, no, che lei si gira per sbaglio, e tipo, dicano gli occhiali, e tipo, dicano non va bene. È importante, c'è? C'è. Raga, quello era il pezzo che io volevo far spiccare gli occhiali. Si vede. Basta, ragazzi, stiamo parlando troppo. Ok. Basta. Io avevo detto di non iniziare questo gioco, infatti. Ragazzi, questa fatto mio padre la devo dire perché c'è. Angelica ha detto, io sono all'oscuro dal film, papà dice, Duma Luci. Ma aspetta, la bravura di Cristian si ricorda quello detto Angelico. Facciamo questo gioco. Ragazzi, facciamo questo un gioco. Facciamo un gioco. Io non andiamo spoiler. A dormire. Guardate, voi tre sarete denunciati, io non ho detto nulla. Io nemmeno. Va bene, dico il finale adesso, ok? Pronti? mi voglio rovinare. Pronti? No. Titoli di coda. Mizza però, è tutto il film. No dai, a parte gli scherzi. Finisce? E finisce. Te lo dico io. Finisce? Male. No. No. E deve cominciare un altro. Finisce? E ne cominciare una... Ragazzi, sarà la parte 2. Sì, cioè... Dai, io la voglio. Ok, basta che da qui potrebbero succedere cose tipo strane, raga. No, raga, dai, facciamo una parte 2. No, ma io... Allora, veramente, parla per noi, ha detto tutte cose lui. No, comunque a parte di scherzi... Infatti... Io non so come andrà il film. Ovviamente spero bene, spero che il film abbia successo e tutto. Anche io! Però, no, ora, mo... Per prevenire, non si sia mai, facciamo finta che domani il film ha tanto successo e magari mi andavo di fare una diretta stasera che comunque siamo ancora pochi. No, ancora siamo, diciamo... Metti che poco... domani tipo...
domande, cuori. Cristian, Cristian già, Leonardo DiCaprio 2. Aspetta, oppure va male. E come io domani... E quindi noi siamo ancora qui con la speranza che vada oppure bene. Va malissimo e noi saremo ancora qui. Ma mi sembra che ci stiamo divertendo lo stesso, no? Anche con 5 persone. Ma magari domani piangeremo invece. Magari domani ce ne saranno 5. No, certo, perché vabbè, stasera c'è la speranza. Domani tipo è tipo di rassegnati. Domani potremmo tipo così... No, raga, che schifo, già il film è andato malissimo, già. Ma Carolino, l'hai visto? Io l'ho visto, e a me è piaciuto un sacco, però che vuol dire, sono de parte, cioè nel senso è normale che, cioè siamo noi. No? Vabbè. La cosa bella è che tipo, quando l'abbiamo visto io tipo faccio... Io mi faccio schifo, tipo tu sei bellissimo, sei bravissimo. E io? E lui, no! No, tu io... sei bravissimo, mi faccio schifo. Così. Vabbè, il trailer, io guardo il trailer ma voi siete bravissimi, io faccio schifo. Ecco, capito? È sempre così, cioè. Allora, ecco. Io ancora scusami, non so come parliamo sono. Parliamo di una cosa di cui possiamo parlare. Il trailer. Allora, inizia okay. Sofia, cosa ne pensavo del trailer? Figo? Mi sono massa. Figo. Ah, ma io non voglio parlare assai, cioè, capito? Oggi perché il sabato del io ho l'indole di parlare troppo e poi mi trovo male, quindi figo. Forse troppi spoiler, forse, ma figo. Sofia? Sì, Sofia. Angelica? Non ce la fai. Siete bellissime. Hai detto tutti i nomi. Sono emozionato, pianto. Hai pianto, vero? Sì. Io no. Tu hai pianto. Mia mamma tipo tremava. Tipo un attacco di letto mi stava venendo. Io ho pianto. Io ho pianto. Praticamente ho una foto in cui sono così. Senti, ma invece mio padre, riferimento poetico, al sabato nel villaggio, che ci spiegherà Sofia. È di Leopardi il sabato nel villaggio, mi sembra. Fa parte, mi sembra, dei... Si sta bloccando. Fa parte dei grandi idilli. Mi avete convinto, dopo vado a vederlo. Domani. Bravo. E poi cosa ne pensate del trailer, dai? Dai, raga, cosa pensate del trailer? Che cosa state facendo? Niente, raga. Scusate, c'è stato un momento di intimità. Io l'ho capito. Cri, tu cosa ne pensi del trailer? Mm. Oh, madonna. Cri? Vedi convinto? Dopo vado a vederlo. Dopo. Grazie. Ma dopo tra... Raga, comunque, adesso possiamo anche parlare di ore, cioè... Esce alle... Mancano 7 ore, super giù. Mancano 7 ore. Io farei così. Starei tutte e 7 ore in diretta. Ci state? After. Lo aspettiamo insieme? Lo guardiamo in diretta. Lo guardiamo in diretta. Ragazzi, io vi sto facendo una domanda. Voi cosa avete pensato del trailer? Che un saluto alla presa, Prince. Io ho pensato che... che avevo una paura assurda. Secondo me spaccate. Oh, grazie. Esatto. Secondo me spaccate. Grazie. Io guarda, io da piccolo che amo spaccare, tipo però non intendevo. No, raga, scusate, che le due io ma che? Sì, ma che mio padre dice, io traduco, mio padre un dice, sì, ma che bolle dire usavo nel villaggio, allora, un cancello discorso. Allora, Sofia. Aggiunge. Dai. Oh, raga, facciamo una cosa, siccome io sono qua da 2 settimane, ok? Voglio riniziare a parlare in siciliano, quindi per favore qualcuno mi trasmette il suo accento. No, perché ragazzi la diretta non è solo per i siciliani, è per tutta l'Italia, quindi devo cercare di parlare italiano. Ragazzi, allora... voglio essere sbloccata, c'è ragione, però... ragazzi, facciamo così. Allora, la presa dice, dai, tra 7 ore. Ci state? Facciamo 7 ore di diretta? Vai. No, tra 7 ore vediamo il film, penso. Ragazzi, no. Christian tra 2 minuti dorme così. Ragazzi, rigiro una domanda ai nostri telespettatori. Cosa avete pensato del trailer? Ok, infatti, ti è piaciuto il trailer? Intanto, hanno chiesto ragazzi dove siete. Tutti allora, siciliani. Siamo tutti siciliani. Io però abito a Roma da 8 anni. Angelica è di Messina, Sofia è di Palermo ed Elvira invece è di Palermo. Invece. Rispetto a Messina. Per mettere un po' di comicità. Comunque io ho trovato una foto di noi piccoli. Comunque io perché non voglio fare... Comunque non è giusto, è la prima volta in cui mi si vede sta diretta. Comunque ragazzi, a me lo sapete che non piace fare pubblicità alle cose,
e mi fa schifo la gente che tipo faccia... no, non mi piace. Cri, sono miei. No, no, tranquillo, non mi piace. L'ha fatto cadere? No, non mi piace la gente comunque tipo che si deve mettere in mostra le proprie cose, tutto quello che fa, cioè mi dà fastidio. No. Dicono no. Bellissimo, no, spacca. No, parlo. Questo posalo. Ragazzi, parlo del nostro trailer, dicono bellissimo, spacca, anche noi siamo molto orgogliosi. Io vi racconto questa cosa. Praticamente avevo lezione in DAD a me non mi arriva una notifica di Netflix. No, raga, infatti. A me non piace. Continuano a fare altro. Oh, ma chi sono questi due sorchi, Sorchi. Bellica, bellina. E praticamente ero a lezione in DAD e all'improvviso mi spunta la notifica Netflix. Sì, papà, sono di Messina, l'ho detto, sono di Messina. Ed era il nostro trailer, ragazzi, io pianto. Era bellissimo. Troppo bello questo trailer. Troppo bello. Io la prima cosa che ho fatto è contattare Sofia. Ma già, mi che bello! Allora, questo di Messina, già spacchi, quando ti ho conosciuto a Nene, con le grazie. Di Messina. Questo mi è piaciuto parecchio, bellissimo, spacca. Messina, ciao. Ciao. Allora. Comunque, oh, ciao Javi. Comunque, vi posso dire una cosa? No. Facciamo un gioco? No. Rendiamo interessante questa diretta. È da 3 ore che facciamo giochi. Ma qui possiamo mettere tipo online. Sì. Comunque, ciò ancora non hai fatto entrare nessuno. Dai, faccio entrare qualcuno, dai. Cioè, tu illudi le persone. Ok. Vuole entrare Cristian Roberto. Ciao, ciao. Come ti chiami, Cristian? Che film fate? Ma domani esce un film sulla stessa onda. Che bello. Di cosa parla? Non te lo stai che sono uno spoiler. Intanto, allora. That's Common. Javier, giusto? Ciao. Sai chi è Javier? Javier. Sai chi è? Pardon, penso sia... ballerino? Un ballerino di? Amici. Brava. Piacere. Quindi si dice Javier? Javier. Javier. Javi. Figo comunque come nome. Molto bello. Lui è un ballerino, è un grande, io lo stimo. Che fa ancora sveglio, bro? Ma That's Fallen. Siamo svegli perché tra 7 ore esce il film e... siamo emozionati. Allora, trailer bellissimo, sicuramente. Vuole essere protagonista di questo trailer. Vai. Allora, non trailer vai. Bellissimo. Domani guarderò sicuramente il film. Secondo me avrà successo. Merita di essere guardato solamente per gli attori siciliani. Grazie mille. Grazie. Siamo molto felici che sei piaciuto quanto sei piaciuto a noi. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora. Non vedi l'ora? Le 2:09. Amore, le 2:09, tranquilla. Ci pensiamo... Ciao Giancarlo, salutano. Quindi, raga, voi immaginatevi 3 mesi con questi due soggetti qua sopra. Grazie. Non è vero. Madonna, che cazzo è? No, dall'altra parte di girarti. Ah, tu sei lì, io sono... Sì. Ok. Ok, baciamoci. Verso l'alto. Ok. Allora, io così mi bacio con Angelica. No, io mi bacio... una foto. No, io mi bacio con Elvira, va bene. Io mi bacio con Angelica. Avete scoperto le cuffie? Chissà cosa succederà domani. Chissà. Poi ti chiamo, Angie. Domani ho la sveglia alle 6:30. Che lavoro fai? Consulente commerciale. Ah? Consulente commerciale. Sbam, ragazzi, mi aspetta. E nel tempo libero l'attrice. E io, storia, geografia e ancora non so niente. Ragazzi, sono in maturità, ma vi rendete conto? Cioè, ma io, ma con questa faccia, ma che devo fare? No, non me la sento. Raga, indovinate quanti anni abbiamo? Dai. Bello sto gioco, vai. Indovinate quanti anni abbiamo. Bello sbirciare i profili, mi raccomando. Indovinate quanti anni abbiamo. Ah, vero, abbiamo levato tutto. Secondo voi, se siamo nati 19 anni fa, quanti anni abbiamo? Stupido. Io non sono nata 19 anni fa. Io nemmeno. Io parlavo. Io neanche.
Io parlavo di Kristen e di Roberto, ragazzi. Allora, ragazzi, Alicia Lagna, una mia amica, e dice: se vai a studiare, ti dico no. Dico no. Non c'è motivo. Allora, qui dicono 19. 20. Siamo in 4, però. Però deve dire Chicco, cioè, nel senso... Chicco. Allora. Deve dire Chicco. Dire... C'è un bambino. Tipo... Sì. 16 e mezzo, vero? Io ne ho 16 e mezzo. 67 gradini. Non ho capito. Spiegacela. Next question. Christian 19, l'ha detto. Ok. Oh, dai. Uno l'abbiamo detto. Vai. Elvira. Continua. Elvira 2 anni. No, io. Elvira è un anno più piccola di me. No. 2. Io sono la più grande. La bionda. No. La bionda ne ha 17. Wrong. Elvira 18, giusto. Right. Ragazzi, manca Angelica. Angelica, è quella più difficile. 32. Sono 3D. Mostro, 7 bicchieri di latte. No, ragazzi, non è esaurita, cioè è esaurita, lei così, tranquilli, è un suo modo di approcciarsi alla natura. Ah. Alla natura. Va bene, ma io continuo. Io comunque vorrei ricordare una frase. Gli leopardi. È la natura. No, mo. La vuoi sapere? Sì. La completi tu? La inizio io e la finisci tu? Dipende, vai. Lo stile? Non va a piede. Sì. Dico un'altra. 22, Angelica. 22. Io lo so quale devi dire. Lo sai? Less? Is more. No, raga, non ci siamo. Cosa c'è tra me e Christian? No, Ali. Un disegno. Vero, più di uno. Vero, parla, vero, più di uno. Raccontate la storia delle meduse e dei delfini. Papà, alle 2:15 con 27 persone. Guarda come gli esce subito il siciliano, comunque. Alle 2. Ah, ok, a parte gli scherzi. Io sto venendo di sonno, ragazzi. Va bene, io... Mi più a pandoro. Io domani alle 8 devo essere a scuola. No, dai, vero, raga. Dai, salutiamo tutti. E ci vediamo... Allora, facciamo così. Ci vediamo domani alle 10. Ci vediamo domani. Sperando non disperati e depressi. Esatto. Ragazzi, aspetta, l'ultima frase per concludere. Allora, noi speriamo che vi piaccia. Diciamo che il trailer ha dato già, penso, una buona presentazione. Voi che ne dite? Mm-hmm. A me è piaciuto molto il trailer e quindi speriamo che si continui sulla stessa onda. Quanto sei Sofia, ne sai una più del diavolo, eh? 1:39. Un'ora e 39 minuti. Dipende, se lo metti in pausa può durare un po' di più. Va bene. Comunque ci sono arrivata prima io. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao, buonanotte.